Buonasera, benvenuti a Pallovale, trasmissione di TV6 dedicata al rugby Aquilano, al rugby Abruzzese e non solo. Questa sera abbiamo tre ospiti in studio, li presentiamo subito, si tratta di Vittorio Flammini, buonasera Vittorio, buonasera a tutti, il tecnico dell'Aquila Rugby, Ludovic Mercier, buonasera. buonasera e di Marcello Angelini che come Vittorio è un giocatore dell'Aquila Rugby. Buonasera Marcello. Buonasera a tutti. Iniziamo subito con un po' di cifre, parliamo subito della classifica che per l'Aquila non si è spostata di molto in termini di posizione dall'inizio dell'anno, però ultimamente ha... Guadagnato qualche punto in classifica, soprattutto dopo la vittoria casalinga di sabato scorso contro la Lazio. Finalmente raccontiamo una vittoria. Allora, quali sono stati i punti di forza della squadra che ci hanno permesso di raggiungere questi cinque punti in classifica? No, è vero che siamo veramente contenti della prima vittoria che abbiamo avuto sabato. E abbiamo sfruttato tutto il lavoro che abbiamo fatto tutto l'anno e veramente che noi veramente staff siamo veramente contenti su questo. I ragazzi hanno fatto quello che abbiamo chiesto tutto l'anno, di dare tutto quello che, che possono fare. Abbiamo anche eh, visto la video sul punto, un punto debole di, di La Lazio e abbiamo fatto quattro metri su questo. E dopo abbiamo chiesto ai ragazzi di, di, di dare tutto fino al fondo perché noi ci crediamo a questo gruppo. È vero che arriva un po' tardi la prima vittoria, ma è meglio tardi che mai. Ma almeno lasciamo un po' di, di suspense, come diciamo noi. <ride> Mi dispiace, ma è, il gruppo arriva, sta arrivando, a, sono cresciuti tanto negli ultimi quattro mesi, qua e speriamo adesso il meglio possibile fino alla fine. Una settimana di speranza oppure una settimana di illusione? Questo ce lo dirà il campo di San Donà. Sì, no, noi sicuramente dobbiamo tornare domani al lavoro ancora, abbiamo l'allenamento, tutta la settimana per lavorare su questa partita e sappiamo che non è solo il destino della... De della squadra, e solo di de, 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 de tutti, del de staff, della de, de società, della de città e sappiamo che eh, noi abbiamo tutto questo su, sulle spalle. Ma i ragazzi penso che hanno, hanno dato una bella risposta sabato. Parliamo un po' degli aspetti tecnici. Allora, i punti deboli della Lazio presumo siano stati in mischia o nei punti di incontro perché sono arrivati due mete con uh, Tamba nel primo tempo sui punti d'incontro e una meta tecnica la quarta. Che è... Ha Liberato l'urlo del, del fattore nel secondo tempo, no? Sì, no, no. Abbiamo anche visto che se non hai una buona conquista, non si può giocare a questo gioco. Eh, noi abbiamo visto che il loro punto debole era un po' di lato chiuso che la lasciavano un uomo solo e noi abbiamo sfruttato veramente bene questo, abbiamo fatto due mete così e dopo con, uh, ha fatto Pe Petru Tamba due metri di, con la, la sua potenza perché veramente è stato anche lui, è stato il riposo tanti, tanti, tanti settimane e adesso lui dà tutto per la squadra. È questa la migliore formazione che è scesa in campo quest'anno? Eh, questa è una bella domanda. Questo. Eh, abbiamo vinto la, la partita, vuol dire che abbiamo trovato l'equilibrio della, della squadra, ma speriamo che guarda, ci sono tanti anche altri che non hanno giocato, che potevano giocare. No, noi abbiamo lavorato sul gruppo tutto l'anno e, e speriamo che finiamo questa stagione con, con un bello, bello regalo. Oh, a proposito di regali, mentre qui intanto continuano a scorrere le immagini della partita, Marcello Angelini, secondo te 5 punti sabato sono un bottino plausibile? Io penso di sì, tutta la squadra ci crede, fino in fondo non abbiamo mai mollato e credo che anche la città e tutti quelli che ci supportano sono tornati a credere in noi. La cosa più bella, secondo me, è stata appunto questo. Che nel momento in cui tutta la città e tutto il pubblico, i tifosi non credevano più in noi, pensavano che era finita e abbiamo dato una dimostrazione che c'è ancora una lucetta in fondo al tunnel, accesa, che, che ci stiamo andando a prendere. Insomma. Ma questo Siamo è stato un campionato un po' anomalo, no? Perché sì. in realtà sono arrivate tutta una serie di sconfitte, ma alcune ovviamente per distacco notevole, tecnico e eh, anche in termini di punteggio si è visto, e altre però sono arrivate su episodi, su, su cose, e effettivamente tutti gli episodi in alcuni casi sono andati contro l'Aquila, no? allora in, in, in questa partita che poteva essere anche stata decisa dagli episodi però sono andati a favore. A favore vostro, come mai? C'è stata un po' più di tranquillità e diciamo maturità nei giocatori in campo nel riuscire a gestire la partita fino in fondo, come non è successo in altre partite come a San Donato o Mogliano in casa, che, che abbiamo perso per degli episodi negli ultimi 5-10 minuti, che ci sono costati cari. Abbiamo lasciato molti punti per la strada che arrivati a questo punto ci avrebbero fatto molto comodo. Allora io vado contro quello che è un po' il buon senso e vado a stuzzicare quello più grande, no? quello più grosso e A Vittorio faccio la domanda, Vittorio, secondo te la Lazio ha giocato al meglio delle sue possibilità? Ma guarda la risposta penso che sia abbastanza semplice da dare Facciamo uno sport che, che fa dell'onore personale la, la, la prima cosa e non penso che qualcuno scenda in campo già sconfitto con, con la voglia di perdere o di fare favori a una squadra come la nostra. È chiaro che la vittoria, a parere mio e a parole di, di tutta la squadra, è stata una vittoria meritata e quindi noi siamo fieri della nostra vittoria e lotteremo per vincere con San Donato perché è, il nostro obiettivo è la salvezza e adesso ci crediamo più di prima. Sandona, in casa è stata una di quelle partite che si è decisa con gli episodi a sfavore dell'Aquila no? perché penso che smentitemi se la pensate diversamente, ma è stata probabilmente una delle migliori prestazioni che, che avete messo in campo no mister? No, no, no non, non c'era l'unica partita che, che abbiamo sbagliato, ma c'erano altre partite che potevamo avere un po' meglio contro Viadana anche a casa, ma abbiamo perso L'ultimo minuto anche abbiamo perso punti su questo, San abbiamo sbagliato un'attitudine oh, su un placaggio, abbiamo perso la palla, abbiamo preso un fallo e abbiamo perso questa partita qua. E questo come dicevo un po' di maturità e la squadra e si sono cresciuti su questo. Ma per tornare al discorso di, di la Lazio prima, loro sono venuti anche a vincere contro di noi. Noi abbiamo messo veramente l'orgoglio, abbiamo messo la difesa, tutti ingredienti che non abbiamo avuto fino, fino adesso. Eh, sì, eh, non tutto, ma avevamo un po' qualche partita prima, abbiamo messo il 60% di questo e non abbiamo messo il 100% di quello. E qua tutto sabato è andato veramente tutto bene su quello, quello che abbiamo chiesto, quello che i giocatori hanno messo, eh, Veramente noi siamo veramente contenti. Ma... Eh, quello non è finito, eh, questo è un episodio che dobbiamo sfruttare eh, da, da sabato perché qua è vero che siamo contenti, tutti contenti per la prima vittoria, ma che non è che solo non siamo compioni ancora, dobbiamo veramente ancora lavorare e andare sempre a lav lavorare duro sul campo. Ecco, vediamo come ha giocato un po' la Lazio, questo è un punto di, di incontro, si riparte. Intorno al raggruppamento, Marcello ce lo commenti, vediamo un po' come ha giocato la Lazio in questa fase. Beh, comunque vediamo che loro hanno giocato appunto per, per venirci a segnare, non, non erano lì solamente per fare la presenza, insomma. E, ecco, infatti qui si erano quasi avvicinati all'interno, ma devo dire che la, la nostra squadra ha difeso piuttosto bene. Comunque, anche eh, sotto il punto di vista fisico, che l'abbiamo subito molto quest'anno, col fatto dell'età, eh, abbiamo retto abbastanza e anche questo ci ha, ci ha aiutato molto a vincere la partita. Ma oh, questo è un elemento che non è emerso eh, nel corso della stagione: questo del gap fisico dovuto, dovuto all'età, voi vi siete sentiti un po' eh, inferiori fisicamente, se vogliamo? Personalmente sì, perché il mio è un ruolo comunque dove ho incontrato centri delle altre squadre fisicamente molto più grossi di me e che a volte mi hanno messo in difficoltà. Ho capito, ho capito, parliamo un po' di invece, torniamo a parlare di, di San Donato, una squadra che è riuscita a ottenere una vittoria, eh, anche se di poco, in trasferta eh, a Roma con le Fiamme Oro, la squadra della... Polizia di Stato, noi abbiamo affrontato Sandonà in un periodo in cui c'era il cambio di allenatore, probabilmente loro un po' di strada l'hanno fatta. Che squadra ci attende sabato? No, abbiamo visto, abbiamo guardato già la video. Abbiamo visto la video noi um, ieri e abbiamo visto la partita che hanno fatto Sandonà-Fiammaoro. Non è che è tanto cambiata, è eh. che loro non hanno più niente da, da vincere. Questo è ancora, ancora più duro per noi perché loro giocano tutto dappertutto. Noi dobbiamo difendere come abbiamo difeso contro la Lazio, anche loro hanno, hanno giocato dappertutto, ma non, si hanno messo anche sotto pressione. E guarda, come abbiamo visto prima, come difendiamo bene, li abbiamo fatti calciare. Questo vuol dire che la difesa è stata molto buona da noi. Da parte nostra. Dopo noi dobbiamo andare con lo stesso atteggiamento ma ancora di più perché, perché sappiamo che dobbiamo vincere con, con un punto di bonus. Ora dobbiamo avere un atteggiamento ancora, di, ancora come questo ma, eh, ma con un 150% di più. Oh, I conti non si fanno senza l'oste. L'oste in questo caso si chiama Piacenza che giocherà in casa contro il uh, Rovigo Rovigo. Ci hanno anche eh, abituati a degli exploits particolari loro, no? hanno preso punti mi sembra con Calvisano non Sì, dire... Calvisano e Vedana hanno preso punti Ecco che e... sono, sono cose abbastanza Sì, questo mi sembrava un po' strano anche de... ah. da parte di questo, ma sì, l'hanno preso vuol dire che sono una, bra... <ride> una squadra veramente brava No, ma guarda, speriamo bene, prima dobbiamo vedere noi cosa, cosa facciamo e dopo aspetteremo il risultato di, eh. di Piacenza Oh, distraiamoci un po' dalla questione l'Aquila Rimaniamo ovviamente nel campionato eccellenza E proviamo a fare i conti un po' in tasca agli altri Noi ovviamente stiamo parlando dello scontro salvezza Però c'è chi si gioca il, il campionato Allora partiamo da sempre Stuzzichiamo sempre quello più, più grande Vittorio che cosa ne pensi tu delle quattro squadre di testa Secondo te chi potrà avere la meglio? Ma secondo, secondo il mio parere è chiaro che le prime due, Calvisano e Rovigo, facciano quasi un campionato a parte. E è ovvio che comunque questo sport non, non manca di sorprese, quindi, non è, non è detto che una tra Padova e Mogliano, che adesso sono quelle che dovrebbero andare a giocare i playoff, non riescano a fare il cosiddetto colpaccio. E io personalmente vedo favorito il Calvisano. Poi Non so come, come possa finire. Le <ride> opzioni tecniche, no, eh, sono più. È vero che hanno cambiato molto la squadra. Sono molto più giovani, però è anche vero che sono abituati a vincere. Sono, hanno già due scudetti alle spalle consecutivi. L'aspetto mentale, comunque, fa tanto. E solo per questo. Era eh, Vico, c'è un po' la maledizione, che non riesce sì. no? a sì, guadagnare... un po', ma. Comunque conta poco anche questo, io vedo loro due come favorite ma Rovigo come lo stesso Mogliano, Padova potrebbero comunque fare diciamo, lo sgambetto a una di queste due, delle due, big, delle due più grandi. Senti nel tuo ruolo chi ti ha impressionato in Italia, contro chi hai giocato che hai detto questo è forte? Eh, ce ne sono tanti perché lo stesso Kaila che lo scorso anno giocava con noi è sempre stato per me un, 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 quasi un punto di riferimento che fa diciamo, il gioco, un gioco molto simile a quello che vorrei praticare io e detto questo lui è molto forte ma a me piace davvero tanto Parker del, di Rovigo veramente un ottimo giocatore Marcello stessa domanda quartetto di testa, secondo te chi avrà la meglio? Come diceva prima il mio compagno Vittorio, ovviamente il campionato è un po' diciamo così, diviso in tre blocchi, diciamo. la prima parte dove sono Calvisano, Rovigo, queste squadre che già all'inizio campionato hanno fatto la differenza, e il campionato diciamo, di squadre di media classifica e il campionato dove appunto noi ci troviamo noi in questa situazione a giocarci la salvezza. Però lo sappiamo tutti quanti quelli che, che sono in rugby, che il rugby è imprevedibile e come, succedeva, come stava succedendo a noi con Mogliano, anche con Rovigo in casa loro e con Viadana, tutte le squadre vanno lì per combattersela, specialmente in queste che sono diciamo, delle finali vere e proprie, anche già la, la prima giornata dei playoff. Non si sa mai, non ci sta una. Diciamo, ehm, probabile squadra vincente ci sono delle statistiche che ci possono portare a decidere chi vincerà però la finale è una finale, non si, non si può sapere come è successo all'Aquila contro il Milan che andò là e eh, diciamo, tutti credevano che perdeva, invece è arrivata. là ha sbalordito tutti e ha vinto una finale è una finale Per quanto mi riguarda i tre quarti di Mogliano, sono quelli che riescono un po' a giocare meglio la palla, mentre Padova forse ha qualcosa in più da davanti, tu che ne pensi? Ma comunque, anche quando abbiamo giocato contro Padova, sia in campionato che in, in coppa, quindi abbiamo fatto molte partite contro di loro, non mi sono sembrati proprio scarsi diciamo i tre quarti eh. loro, anzi giocavano molto veloci e muovevano un sacco la palla forse dipende anche un po' dalla mediana, no? perché loro hanno una mediana di mm, sì, stranieri, una mediana sì. di padovani che mister, correggimi se sbaglio, forse i padovani giocano un po' marcato, in particolare giocano un po' più sui calci di... Di, di spostamento ecco, un po' più dietro non, non attaccano proprio no, la linea quando no? giocano i due stranieri attaccano di più è vero sono più ma quando entra a Marcato lui per gestire tutta la partita eh, si mette più indietro è più difficile da placare quello l'abbiamo visto noi quando abbiamo giocato in coppa eh, dicevamo di là e alla fine è entrato lui ha cambiato tutto lui la, la partita questo è un po' il, un po il loro stile cioè, Padova ha un uno stile di gioco su, su questo sì, senso particolare, è un stile di gioco che mi piace tanto quello che noi non abbiamo potuto ancora fare, l'abbiamo iniziato anche contro, contro, contro l'ultima partita che abbiamo fatto noi contro la Lazio. E quando abbiamo, mettiamo tutti gli ingredienti, quando mettiamo una buona pulizia, quando abbiamo un pallone veloce, riusciamo a fare questo gioco. Ma per me, la squadra che ha giocato di più è Mogliano. Mogliano è una bella squadra, eh, per quello che si può essere una bella sorpresa su questo, ma è vero che Rovigo e Carvisano sono, sono due belle squadre, ma penso che Mogliano può, può arrivare qua e, e vincere anche questo campionato. Oh, per quanto riguarda invece gli in campo nelle altre squadre, no? si sa che l'erba del vicino è sempre eh, più verde, ma di tutta questa erba, di tutti questi giocatori, chi avrebbe voluto... All'Aquila, chi sarebbe servito qui? Questo no, io no, no, non posso dire niente su questo per adesso perché eh, questo noi abbiamo avuto quando sono arrivato qui ho avuto questi, questo gruppo qua e, e io ho settato questa, questa sfida e, e io provo di farla veramente il meglio possibile con Massimo perché eh, <ride> sì, sì, è questo ma il problema è che, che ci sono giocatori che, che possono fare meglio e noi abbiamo, abbiamo visto che abbiamo lavorato con questo gruppo e con Massimo, quando è arrivato Massimo anche, anche Maurizio ha fatto un grande lavoro fisicamente perché loro erano all'inizio dell'anno erano veramente terribili. Ma è questo, abbiamo veramente lavorato su questo gruppo. E, e io come l'avevo già detto a loro, anche non mi piace di parlare di questo, ma si rimangono insieme fra due o tre anni sarà un gruppo che, che, può, che può diventare campioni. Oh, torniamo un attimo sulle immagini, mi sembra che questo sia il momento in cui ci stanno aggirando le sostituzioni dettate dal fatto che la vostra mischia ha, per usare un termine tecnico, rullato quella avversaria e poi si è arrivati alla... Alla meta tecnica, no? vediamo un po'. Mister, commentiamola. Sì, guarda, facciamo un buona tratta sulla Meschia e dopo ci lavora. È un lavoro di, di otto giocatori, questo. Eh, guarda, eh, sono passati tanti, tanti ore su, sul campo a lavorare, a lavorare con Massimo su questa meschia qua adesso come dicevo eh, inizia a pagare il lavoro perché questo lavoro di meschia è un meccanismo che se uno non, non spinge come deve spingere con me tutti è difficile eh, ti spiegherà meglio di me Vittorio perché lui è in mezzo di questo eh, lui sa il lavoro che hanno fatto con, con Massimo perché hanno tanti sudato su quello Vittorio allora chiaramente noi abbiamo analizzato le loro mischie, abbiamo lavorato tanto in settimana con Massimo, abbiamo notato i loro punti deboli e ci abbiamo lavorato sopra. E io comunque penso che in generale per tutto il campionato questa squadra, soprattutto nei primi otto, abbia dato filo da torcere a tutti. E chiaramente con la Lazio c'è stato diciamo, un coronamento della, del lavoro di mischia che abbiamo fatto in tutto questo tempo. E loro poi sono andati in difficoltà, c'è stata un'ammunizione che abbiamo appena visto, e da lì in poi è stato diciamo, un lavoro un po' più semplice. Abbiamo cominciato a giocare diciamo, in discesa e sono arrivato, è arrivata la meta tecnica e altre due mete, mi pare. Oh, eh, Bonifazzi, stranamente, è riuscito a sbagliare dei calci perché ultimamente l'ha messe quasi tutte. no? però <ride> nella partita sì, in cui sì, bisogna vincere a tutti i costi per, per uno l'ha sbagliato la verità non era il più importante questo, il più importante è di fare le mete dopo questo non ci sono problemi, questo abbiamo lavorato anche con lui e, no, anche perché ha avuto una crescita esponenziale, no? lui ha raggiunto de delle buone percentuali di realizzazione sì, sì no, ma sabato no, no, vabbè, sappiamo un po' perché, perché <ride> ha avuto piazzare più veloce e abbiamo voluto fare più mete di, di, di questo ma no no su questo lui è cresciuto anche tanto su quello siamo veramente contenti dopo questa come dicevo questa prima vittoria ma non è finito adesso il lavoro più duro arriva davanti andiamo nell'ipotetico no? perché ovviamente stiamo siamo a fine stagione e eh, l'anno prossimo eh, in eccellenza in Serie A la sì, l'Aquila Rugby scenderà in campo no? allora è questa una base da cui si può ripartire purtroppo, però ehm, in Serie A non potranno giocare tutti questi eh, stranieri, no? Quindi, che, co come, si, come si potrebbe fare? Andiamo nell'ipotetico serie A, poi andiamo anche nell'ipotetico eccellenza, sì, no? allora. nell'ipotetico serie A. Allora, io non lo vedo questo per adesso, io, oh, io per adesso vedo che siamo ancora in eccellenza, siamo ancora vivi e, e dopo ci faremo un bilancio di questo alla fine dell'anno. Dopo sarà la scelta della società, dipende dove saremo, ma io non, non vedo per adesso uh, andare in Serie A. Eh, da quello che abbiamo fatto vedere sabato anche se è tanto tardi per me ma vediamo veramente la crescita di, di, di questo, questo gruppo mi dispiace che veramente arriva un po' tardi ma abbiamo visto la capacità di, 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 di questi giocatori che possono fare e dopo guarda, vediamo dopo, dopo faremo questo io spero veramente che dopo San Donà riportiamo questa partita a casa con un punto di bonus e dopo possiamo rigiocare con, con il Piacenza. Torniamo un po' sulle immagini. Eh, Marcello, ancora tu qui. Marchetto alza, alza un po' troppo il gomito e rischia anche fisicamente. Vediamo come giocate voi qui. Un un cambio di direzione, un calcio, come mai? Sì, comunque eravamo nella nostra metà campo e avevamo deciso mh, diciamo, strategicamente di giocare solamente mh, diciamo, nel loro campo. Mm. Quindi mh, abbiamo cercato il più possibile di allontanare la palla dai nostri, soprattutto nei nostri 22, appunto per non prendere pressione e anche. Mh, Diciamo agitarci e nervosirci mentalmente. l'ordine scuderia era molto. calciare qualsiasi pallone. Entra nella metà non campo non era l'ordine, però diciamo era l'idea della giornata perché, comunque, il nostro obiettivo era fare le quattro mete. E per fare le quattro mete ci dobbiamo avvicinare il più possibile, appunto, nella loro area e cercare di giocare i più palloni possibili. Poi, ovviamente, eh, non era l'ordine calciare i 22, perché se c'è l'occasione di giocare e muovere la palla anche ai nostri 22, giochiamo. E... E vediamo quello che succede. Comunque, abbiamo gestito abbastanza bene la questione palloni e spazi. Oh, a proposito di fare punti e non prendere punti, statisticamente eh, voi avete fatto più punti del, del Piacenza, roba di 20 punti in più, però ne avete subiti un centinaio in più quindi secondo te mister come no è questo che su una partita abbiamo sì, sul per cento di placaggi sbagliati eh, siamo tornati veramente eh, bene perché abbiamo sulle altre partite abbiamo sbagliato quasi 20 25 di placaggi questa è meno di 10 questo è il livello che dobbiamo essere ogni, ogni, ogni domenica ogni sabato ma come dicevo questo l'uno contro uno è molto fondamentale su questo. Se sbagliamo uno contro uno e il secondo placcaggio anche è, fa metà alla fine. Questo a livello questo è sempre così, è, che sia in Francia o in Inghilterra o dappertutto se sbagli due placcaggi di fila sei morto a questo livello. Torniamo alla partita di sabato prossimo, lo scontro con uh, San Donà. In realtà ha un uh, un precedente molto importante è stata la prima partita giocata dall'Aquila Rugby nel, nel post-sisma. Ovviamente è stato organizzato anche allora un, un pullman, perché dico anche allora, adesso ci arriviamo, è stato organizzato anche allora un pullman eh, di tifosi che ha raggiunto la squadra, nonostante avesse già ampiamente vinto il campionato di Serie A e si prestasse, a giocare la finale per la semifinale e poi la finale per raggiungere il campionato eccellenza, piccola nota di colore tutti eh, i tifosi che sono saliti sul pullman chi all'Aquila perché era nelle tendopoli, chi sulla costa perché era eh, nelle varie strutture di accoglienza, insomma, la particolarità è stata che eh, Alcuni alberghi sono stati eh, rapinati dei, dei loro lenzuoli per poter scrivere eh, gli striscioni eh, per incitare i ragazzi e c'era allora Maurizio Zaffiri in campo, era capitano e a fine partita un po' sorpreso è andato a ringraziare tutti quanti eh, i tifosi che avevano raggiunto eh, la squadra a Sandona e chi non c'è stato beh, è una trasferta abbastanza impegnativa e nonostante questo anche questa volta lo stesso organizzatore eh, ha predisposto un pullman per tutti coloro che vorranno eh, raggiungere Ludovic Mercier e i ragazzi che scenderanno in campo contro il Viadana, vi do i riferimenti, partirà alle 7 da Centicolella e per andare a San Piave è un orario abbastanza morbido perché si, si potrebbe partire molto prima. Il numero di riferimento, il numero di telefono di riferimento per prenotare è 349-4247-971 e l'organizzatore è eh, Luigi Cerroni, ripetiamo il numero di telefono: 349-4247-971. Vittorio, vogliamo invitare la cittadinanza e chiunque sì, voglia venire? Chiaramente, in questo momento abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile da parte della città, dei tifosi e quant'altro. Quindi, ovviamente, abbiamo bisogno di, di tutti. E. La presenza di tanti Aquilani a San Donato ci farebbe molto piacere e ci caricherebbe, caricherebbe molto. Oh, e poi ogni tifoso che vorrà vorrà farsi una foto con Vittorio Flamengo <ride> cioè. È vero, eh? Marcello, bene, sì, ma anche sì. con te, Marcello, si possono come fare. Come no, solo con Vittorio. Come no, solo con Vittorio. Okay, Comunque, invitiamo io... tutti quanti, perché il pubblico è molto importante, è quasi come un sedicesimo giocatore in campo, ok. E... L'ultima parola la lasciamo al Mister, allora pronostico per la partita. <ride> no, no, siamo sempre fiduciosi su questo, noi andremo sicuramente come dicevo per vincere la partita e, e vincere con un punto di bonus. Dopo, guarda, eh, come diceva Marcello prima, le partite sono. A volte ti, ti fa bene, a volte ti fa male, è questo. Ma noi speriamo di, di fare molto bene e che con questo pullman, con tutti i che tifosi che vengono a, e che credono a questa, a questa squadra, questo fa, mi fa piacere anche al staff, tutti i staff. È questo. Speriamo il bene per la, per la fine partita. E, e avere questo punto di bonus e ripartire a casa e preparare l'ultima partita. Ringraziamo Ludovic Mercier per essere venuto Grazie. qui questa sera. Ringraziamo Marcello. Angelini, grazie a tutti e ringraziamo Vittorio Flammini, grazie e, a voi. Ti prego di non accanirti su di me per le, le, <ride> a la telecamere parte, a telecamere spente, okay. Speriamo di avere un'ulteriore puntata di Pallovale, per questo io eh, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Pallovale, il rugby in Abruzzo. Buonasera.